Amici di Onda Libera, siamo a Monteciccardo, nel conventino di Monteciccardo, un luogo recuperato alla cultura. Siamo qui con il sindaco del comune di Monteciccardo, l'assessore, il vice sindaco e il presidente della Proloco. Allora, sindaco, ci parli un po' di questa opera di recupero di questo stabile. Sì, noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di recuperare questa struttura che è del 1434, è, come si vede bene, una struttura unica nel suo genere, un convento dei Serviti di Maria, costruito all'inizio con un lascito di un cittadino di Monteciccardo che aveva trovato ospitalità in una notte di pioggia e di freddo in quel di Pesaro. Naturalmente la nostra intenzione è valorizzare questa struttura in termini culturali, perché pensiamo che sia poi anche la scelta migliore da un punto di vista politico-amministrativo per promuovere il territorio e soprattutto per dare ai nostri giovani, ma non solo, una prospettiva di lavoro. Allora, vice sindaco, ci parli un po' delle iniziative che saranno prese, diciamo. Allora, dunque, è stato predisposto in grande collaborazione con la Proloco, qui locale di Monteciccardo, che anche questa è stata da poco ricostituita, perché diciamo per diversi anni siamo stati un po' carenti di questa associazione. Siamo riusciti dall'inverno scorso, insomma, a rimettere insieme le varie associazioni locali e riunirle appunto sotto un'unica amministrazione, diciamo la Proloco, che poi è chiamata tra l'altro Associazione Turistica Proloco di Monteciccardo. E, come dicevo, assieme a queste persone di grande disponibilità e di grande buona volontà, e con il contributo anche nostro degli amministratori, siamo riusciti a creare un cartellone, anche con la collaborazione di un esperto di arte, il professor Paolo Del Signore di Fano. Siamo riusciti a creare un cartellone di eventi estivi nei quali, insomma, cerchiamo di offrire tutto quello che è possibile come primo anno, diciamo come prima esperienza, sia dal punto di vista culturale, artistico. Quindi avremo delle mostre sabato prossimo, quindi dopodomani avremo sempre qui al conventino un concerto del coro malatestiano di Fano, e poi avremo d'estate un concerto di musica jazz, il tango per le strade. Quindi abbiamo, è chiaro, anche attività poi enogastronomiche per proporre i prodotti tipici locali, che non mancano, perché la tradizione del comune di Monteciccardo, come le zone limitrofe, quindi i vini, i formaggi, olio. Quindi pensiamo in questi 2-3 mesi estivi di poter offrire un po' in tutte e tre le frazioni del comune la possibilità. Ci saranno anche feste popolari, folcloristiche, perché è giusto offrire anche il divertimento, il ballo. Quindi pensiamo di aver fatto un bel cartellone, quindi diamo anche atto alla Proloco di essere stata di grande aiuto. E con noi anche la neo presidente della Proloco di Monteciccardo. Allora, ci dica, da quanto tempo ricopre la carica? Sì, io in realtà ricopro questa carica da pochissimo tempo. Sono umbra, vengo da Terni e vivo a Pesaro da diversi anni, 11 anni, in particolare a Villa Betti da 5 anni. Mi sono sicuramente affezionata al posto e quindi metterò tutta la mia disponibilità a far sì che tutti gli eventi in programma verranno realizzati nel migliore dei modi. Bene. Grazie. Sono Ivana Pantieri, docente della Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, vi presento questo progetto di ispirazione caravaggesca e metto in evidenza assolutamente l'aspetto, diciamo, della multidisciplinarità
che gli studenti acquisiscono durante gli anni accademici. Come potete notare nelle immagini, assolutamente di rilevanza è l'aspetto fotografico e quindi la professionalità fotografica che gli studenti stanno elaborano durante i loro studi. Successivamente l'aspetto di verifica di quegli aspetti cromatici dati appunto dagli studenti del settore di graphic design per l'elaborazione dell'immagine digitale. L'aspetto fashion elaborato in questo set fotografico dal fitting degli abiti indossati sempre con il sapore in sintonia con gli scatti appunto caravaggeschi e l'aspetto del dipartimento di design che non fa altro che analizzare in sinergia tutto ciò che ho appena detto per progettare un allestimento mostra con le caratteristiche progettate da un interior designer. Si è inaugurata proprio questa mattina un'importante mostra, una mostra rivisita tutte le opere della collezione Borderline, questa collezione che negli anni 80 fu fatta qui a Montecicardo con artisti di livello nazionale e internazionale che hanno donato delle opere e queste opere sono state riprese, ritrovate, risistemate, quindi abbiamo questa bellissima collezione che sarà una collezione stabile nel conventino di Montecicardo, oltre alle stanze dove invece verranno fatte mostre di volta in volta di artisti vari. E la prima mostra che abbiamo fatto appunto è questa mostra che si chiama Scatti Caravaggeschi dell'Accademia delle Arti di Rimini, una mostra che rivisita l'opera del Caravaggio, e abbiamo voluto iniziare questa prima mostra con dei giovani perché il luogo del museo deve diventare un luogo interattivo dove si possano vivere momenti importanti dell'arte, ma anche poter educare con l'arte attraverso l'arte.